ha incontrato questa mattina una delegazione di rappresentanti delle cooperative sociali che operano nella città di Andria e i cui collaboratori da mesi non percepiscono stipendi. Il sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ha cercato di chiarire la situazione che ha portato ad un grave ritardo nei pagamenti da parte del comune nei confronti delle cooperative e delle scuole paritarie. Ritardi che hanno inciso sui bilanci di questa realtà, che offrono servizi come ad esempio l'assistenza scolastica specialistica, assistenza domiciliare educativa per i minori, per gli anziani, per i disabili. Servizi che il comune da anni finanzia e che fanno della città di Andria una delle più dotate realtà erogatrici di servizi assistenziali, che ora però sono a rischio perché le cooperative vedono restare impagate le fatture intestate al comune. Siamo all'esasperazione, anche perché non siamo davvero più in condizioni di lavorare in questo modo. Non abbiamo più i soldi per la benzina, per spostarci, per assicurare i servizi. Per cui è necessario che si intervenga, soprattutto che l'istituzione comunale ci dia intanto delle risposte e intervenga in qualche modo. Avete avuto occasione di parlare col comune? Che cosa vi hanno detto? Sì, c'è stata una lettera, c'è stato uno scambio epistolare. Fatto anche diverse richieste scritte. Le prime risposte che abbiamo avuto sono state assolutamente negative e hanno rimandato il problema alle cooperative. Come potete ben vedere è un problema generale diffuso, per cui è difficile che si possa far cadere la colpa esclusivamente alle cooperative, anche perché parliamo di cifre così elevate che sfido qualsiasi gestione di qualsiasi impresa a riuscire a sostenere dei costi poi così elevati. E quando parlo di costi, noi ovviamente io mi riferisco a pagamenti di tutti i contributi che comunque le cooperative in questi mesi hanno continuato ad assicurare ai lavoratori dipendenti, anche perché se non siamo in regola con i pagamenti dei contributi non possiamo presentare le fatture al Comune di Andria. La conseguenza è che le cooperative non hanno potuto a loro volta erogare le retribuzioni dei collaboratori e questo accade da mesi. Ieri però hanno raggiunto il limite della sopportazione e in circa 200 si sono dati appuntamento a Palazzo di Città, dove stava per tenersi il Consiglio Comunale. La protesta non ha fatto registrare particolari momenti di tensione, anzi già in mattinata era stato depositato un ordine del giorno urgente perché proprio in quella seduta fosse discussa la problematica. Riferito per la verità alla sola situazione delle scuole paritarie, l'ordine del giorno è stato infine approvato, ma con i soli voti della maggioranza. È stata necessaria una sospensione per apportare modifiche all'ordine del giorno che non era scritto in maniera corretta. Le opposizioni hanno deciso infine di non votarlo perché l'ordine del giorno finale non riportava una data certa per l'erogazione dei pagamenti, che ammontano in totale a circa 1.135.000 euro. Non era possibile fissare una data, ha spiegato questa mattina il sindaco durante l'incontro con la delegazione delle cooperative sociali, ma allo stesso tempo ha garantito che il pagamento avverrà nel mese di luglio, quando cioè finalmente lo Stato erogherà i trasferimenti che per la prima volta da 30 anni a questa parte non sono ancora giunti nelle casse comunali, costringendo il comune a finanziare con la propria cassa il pagamento degli stipendi dei dipendenti del comune e della multiservizi.